Ciao carissimi, come state? Spero molto bene, siamo molto felici perché ci avete scritto un sacco di messaggi carini riguardante la nostra foto, mia di Lester, e nel 1999. Mamma mia, sembra una vita fa. Eh sì, proprio quando ci siamo innamorati così a prima vista. Voi conoscete la storia, quindi ci siamo conosciuti a Cuba, in mezzo alla strada, in un momento in cui c'erano i carnevali, per cui abbiamo iniziato a ballare e quindi ho trovato questa foto e ho detto, oddio, ora gliela faccio vedere ai ragazzi perché, come si dice, ricordare e tornare a vivere, è proprio così. Ho trovato la scatola con queste foto, ho trovato le lettere mie di Lester che ci siamo scritti per quanti anni? 5-6 anni? Eh sì, ci siamo scritti questo amore a distanza, quindi lui a Cuba, io qui in Italia. E quindi insomma, ritrovare tutto fa veramente molto piacere. Eh sì, quanti anni sono passati? Più di 20 anni ormai che ci siamo conosciuti. Però grazie, grazie veramente perché ci avete scritto, insomma, che il nostro amore è rimasto tale e quale, che si vede come ci guardiamo, e confermo. Io mi ricordo per esempio con Lester quando andavamo al cinema a Cuba. Io facevo così, stavamo seduti al cinema e io guardavo indietro e Lester mi diceva: "Che c'è là dietro?" Gelosone, cubano gelosone, Lester. "Chi c'è là dietro? Guarda che se te ne vuoi andare là dietro te ne puoi andare." E dicevo: "Ma guardato, non ho fatto niente di che, cioè, ma che ho fatto?" Quindi, per dire, no, quelle cose oggigiorno non ci sono più perché Lester è fiducioso di me al 100%, poi chiaramente, oddio, al 100% no, ritiro, facciamo, ritorniamo, al 100% no, secondo me il fatto che ogni tanto ci sia, sapete un po' quella cosa di portiamogli un fiorellino, facciamogli una carezza, quindi cerchiamo di alimentare l'amore ogni giorno di più, ok? Non è che dici ti sposi, hai dei figli, bla bla bla, è finita, ok? Non c'è bisogno più che ti impegni perché tanto l'altra persona comunque dovrà stare con te per tutta la vita. Assolutamente no. Quindi l'importante è essere intelligenti tutte e due e quindi cercare di mantenere i rapporti più belli possibili, anche perché comunque siamo stati sempre parte importantissima e sarà sempre così, cioè ci sarà sempre un legame che rimarrà. Per le possibilità che abbiamo trovato nelle nostre strade, il fatto di esserci innamorati, il fatto di aver avuto un figlio, insomma, tutte quelle cose. Secondo me bisogna sempre pensare queste cose, avere un po' di rispetto nei nostri confronti e far sì che questo invece rimanga per sempre. Io spero di stare tutta la mia vita vicino all'Ester, me lo auguro. Costruiamo ogni giorno un cammino, insomma, sempre più confortevole proprio perché è quello che vogliamo, perché siamo tanto innamorati come il primo giorno. E questa sorpresa, ecco, che c'è da fidanzatini, che adesso è stata sostituita dalla fiducia, dall'ammirazione, dal fatto di crescere insieme, dal fatto che, ups, guarda, c'hai i capelli bianchi, oddio, ma mia moglie, mio marito, che una volta era fatto così, adesso è cresciuto insieme a me, è diventato un bellissimo uomo, responsabile, insomma, ogni tappa c'ha qualcosa veramente di bello. Ok, allora, chiuso questo discorso romantico, per ringraziarvi, insomma, per tutti i commenti belli. Questa crema è meravigliosa, è una settimana, già l'avevo usata perché mi ricordo che Lester me l'aveva regalata insieme a un kit, insomma, per Natale, non so se questo Natale o l'altro scorso, boh, non mi ricordo. Comunque lui, siccome si ricordava che a me piaceva, insomma, mi ha detto: "Guarda, che ne dici di prendere questa? Ti ricordi che andava?" Insomma, si è ricordato bene. Ha un odore buonissimo, buono, 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 lascia la pelle molto morbida. Ragazzi, io ultimamente, magliette,
che mi stanno, ma guardate, questa è una maglietta, adesso vi faccio vedere, questa è una maglietta di un disegno di Christian, ci siamo fatti stampare questo disegno di Christian e ce l'ho da un annetto, forse qualcosa in più, mi piace veramente tanto, adesso vi faccio vedere il disegno di Christian, che è meraviglioso secondo me, cioè amore di mamma, ha disegnato la famiglia, questa è la famiglia dei pinguini che si abbracciano tutti, e secondo me già il senso è meraviglioso, insomma, quindi ho detto sì, la voglio stampare. Infatti l'idea è anche di fare delle robette, delle cose per Noah con i disegni di Christian, li voglio fare, e anche la mia vestaglia del parto vorrei che fosse, insomma, che avesse un disegno di Christian, la voglio realizzare, quindi ci devo pensare con tempo, vediamo un po', adesso sceglierò. Anzi, facciamo così, vi faccio vedere poi in un prossimo video, dare i disegni di Christian, così voi mi dite. E questo è per la vestaglia dell'ospedale, insomma, ok, che ci devo già iniziare un po', non subito, però insomma, posso iniziare a pensarci. E dicevo, praticamente sta maglietta, guardate un po' come mi sta, oddio, guardate, già ormai tutte le magliette mi stanno corte, ma arrivano qua. L'alimentazione sta andando bene, e lo sapete che io sono vegetariana, eppure le analisi sono perfette, tutte le analisi che ho fatto di Noah, anzi sapete che Noah è addirittura più grande, pesa di più, è più lungo di diverse settimane, di 2-3 settimane, insomma è più grosso, quindi ho capito adesso il pancione. Quando ho avuto Christian era un po' diverso, perché di Christian avevo tanto liquido amniotico, tantissimo, quindi il mio pancione era più liquido che ragazzino. E ora è il contrario, il dottore mi ha detto liquido va bene, normale ragazzino, ma è tanto, no, è proprio un bel bimbone. Vediamo un po' se sarà così fino alla fine, perché a volte c'è gente che mi dice, a volte hanno detto così i dottori, che comunque è ragazzino, è grande, e poi alla fine esce normale, insomma, quindi lo scopriremo strada facendo. Comunque l'importante è che va tutto bene, 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 ok? Ecco, ora vi saluto, vi mando un bacio grande, un abbraccio, ragazzi, ricordatevi giovedì, ok? Giovedì alle 18, va bene? Mi raccomando, scrivetevi, non so se vi dimenticate, se volete farmi qualche domanda in particolare, sono tutta per voi, giovedì prossimo alle 18. Bacioni, ciao ciao!